Nuovo haul un po' misto mare. Sono andata alla parrucchiera oggi, mi sono rifatta il colore e anche un po' tagliato. Mi sembra che sia carino, vi faccio vedere così. Avevo fatto l'ultima volta Olià, ma col tempo i capelli si erano molto increspati, anche molto ingialliti, quindi erano in situazioni veramente penose. Per cui oggi sono andata dal parrucchiere e ho speso un po'. I prezzi sono parecchio aumentati rispetto a prima della quarantena. Comunque, vabbè, senti, avevo bisogno e sono andata. Mi sono comprato uno shampoo lì da loro. Forse non ho risparmiato, però. Vabbè, mi sono fatta tentare, in realtà avevo bisogno, ho preso questo qui della Kerastase, che è uno shampoo rimpolpante praticamente, l'ho pagato una ventina di euro, forse su Amazon lo trovavo qualcosa a meno, ma già che c'ero e avevo il portafoglio aperto, ho dato aria al portafoglio. Si chiama Kerastase Densifique Ben Densité Hyaluronic e Glucopeptidi, quindi aumenta la densità del capello. Dopodiché contiene acido ialuronico, quindi idrata, e glucopeptidi, che non so che cosa siano. L'hanno usato su di me per farmi il trattamento, è un profumo meraviglioso. Adesso vi faccio vedere perché ha la pellicola, eccolo qui, però si sente, ha un profumo veramente paradisiaco. Io conto di utilizzarlo e vedere se dà qualche buon risultato per rendere i miei capelli un po' più sostanziosi, perché sono proprio tanto tanto sottili e tanto li perdo facilmente, sono radi, sono sottili. E loro dicono che nel giro di un mese dovrei cominciare a vedere i primi risultati e ci credo con 20 euro di shampoo se non ho risultati, guarda. Anzi, sì, 20 euro e passa anche. Sono 250 ml di prodotto. E poi, già che avevo il portafoglio aperto, ho detto, vabbè, senti, ho bisogno di un paio di pantaloni neri e me li vado a comprare. E sono andata da Pinocchio. Non so se conoscete Pinocchio, ma è una linea di abbigliamento, c'è anche lo shop online. Qui in Veneto c'è in vari centri commerciali, hanno abbigliamento giovanile e anche molto economico. E quando ci sono gli sconti si trovano delle cose molto interessanti a piccolissimi prezzi. Vi faccio vedere che cosa mi sono comprata. Quindi ho preso i pantaloni neri, che sono questi qui. Sono neri, elasticizzati, classici. È che non avevo un paio di pantaloni neri e quindi sono andata per quelli e basta. Mi stanno abbastanza bene. Adesso io ve li faccio vedere così, però non li indosso perché non ho tempo adesso. E li ho pagati 17,95 euro. E poi mi sono lasciata tentare, mi sono presa due vestiti lunghi. Non avevo mai avuto un vestito lungo perché credo che su una figura piccola e magrellina come me non stia bene il lungo, invece ho dovuto ricredermi, vi faccio vedere. Il primo vestito lungo è questo con la fantasia fiorata e mi sta così praticamente. E, è da portare sia con le ballerine, con le zeppe o anche con le scarpe col tacco. E ho un paio di scarpe col tacco color rosa cipria che secondo me ci stanno benissimo. Vi faccio vedere, sopra è fatto così. E la gonna è fatta così, così vedete anche un pochino la fantasia. E questo l'ho pagato 24,95, che secondo me non sono grandi prezzi. E poi l'altro vestito che mi sono comprata è sempre lungo, però fatto così. Adesso vi faccio vedere. La particolarità di questo abito è che le spalle restano aperte, cioè non si chiudono, restano così. E che la gonna è aperta a portafoglio. Per il resto ci assomiglia sia come tessuto che come fattezze, perché questo è fatto uguale a quell'altro. Adesso vi faccio vedere, la fantasia è fatta così. E questo l'ho pagato 24,95 come quell'altro. Esatto. In più mi sono fatta la card che ogni 100 punti hai 5 euro di sconto e 100 punti corrispondono a 100 euro, quindi ogni 100 euro è 5 euro di sconto. Bene, questi erano i miei acquisti del venerdì mattina e il mio nuovo look. E spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo a prestissimo. Ciao!